Buon pomeriggio a tutti e soprattutto al nostro ospite. Ciao Massimo. Ciao Ermanno, buon pomeriggio a tutti. Massimo Giannoli è presidente e amministratore delegato di General Finance, una fintech che ha ideato, sviluppato e che ha portato a livelli molto importanti sul panorama finanziario italiano, ma ha una passione altrettanto importante che è la terra. Si considera un agronomo mancato, ma produce del vino ottimo. Quindi la situazione attuale, che ha ovviamente messo tutti in difficoltà anche sul piano finanziario, vede in realtà come la vostra, come altre che operano sul mercato, ma voi con una caratteristica molto particolare di cui parleremo poi, che riguarda appunto la capacità di surrogare parte dell'attività che le banche fanno. Ci racconti come sta funzionando, visto che in questo momento si dialoga solo attraverso video, anche la vostra attività? Beh, diciamo, è cambiato poco, nel senso che io credo diciamo, dagli anni 90 che investo diciamo, nel digitale, da quando praticamente non esisteva. Siamo partiti dalle Borchie e ISDN, ma lo smart working diciamo, lo esercitiamo da tantissimi anni. L'azienda General Finance è nel mio zaino da sempre. E i miei collaboratori, diciamo, si sono sempre trovati nelle medesime condizioni. Quindi, diciamo, è stato un periodo sicuramente interessante perché abbiamo scoperto, di poter lavorare, diciamo, al 100% al di fuori degli uffici. Quindi, praticamente, il 100% ci sono stati per un paio di mesi. Quasi il 100% delle risorse diciamo dislocate nelle proprie dimore, nelle proprie abitazioni. La clientela, grazie alla piattaforma web diciamo non si è accorta di nulla, non ha avuto disagi, ritardi, ma ha continuato nell'operatività normale. E quindi io credo che sia stato anche un test, diciamo, operativo, un test aziendale, un test psicologico, perché un conto è stare in smart working o decidere di essere smart working, un conto invece è esserci obbligati. E quindi questa esperienza è stata anche un'esperienza, diciamo, di arresti domiciliari per tutti noi, ma che hanno dato un esito estremamente positivo e poi hanno fatto scoprire, e questo secondo me, io tendo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno e cercare di valutare le situazioni, anche le peggiori, le più complesse come quella del Covid, ha fatto scoprire a molte persone strumenti nuovi, ha fatto scoprire piattaforme nuove, ha fatto scoprire strumenti di lavoro che altrimenti probabilmente agli over 40 sarebbero rimasti, probabilmente per loro sarebbero rimasti off limits. Quindi l'utilizzo di tantissimi strumenti, l'aver potuto continuare l'attività anche relazionale come la nostra in questo momento. Io mi sento a casa tua e tu credo che ti possa sentire a casa mia e siamo in una condizione in cui possiamo capire quanto la tecnologia ci permette di preservare anche diciamo determinati aspetti che sono quello di vedere un sorriso, di vedere degli occhi, di vedere uno sguardo e di essere quasi come fossimo presenti, come fossimo intorno al tavolo di persone. Bene, voi svolgete un'attività, come dicevamo, appunto di surroga rispetto al sistema bancario, ma anche in competizione, siete quasi dei concorrenti anche per la velocità con cui il sistema fintech riesce ad operare. Vedi possibile anche nel futuro prossimo una maggiore integrazione, un dialogo con il sistema bancario? Ma guarda, Ermanno, io mi definisco una old tech, nel senso che il fintech non si deve dimenticare delle radici e dei processi e dei cervelli e dell'aspetto umano che è fondamentale in ogni attività. Io non sono convinto, quindi. Per usare un altro aggettivo, prima ridevamo fast finance, general finance, fintech, sono tutti terminologie che sono importanti, ma sono importanti se l'uomo
e se la capacità del nostro intelletto rimane, diciamo, elemento portante, elemento trainante dell'attività. E chi fa l'imprenditore, chi si occupa di finanza, ma chi fa il consulente, deve sempre pensare di avere davanti degli uomini, che sono le risorse principali di ogni impresa, un'impresa analizzata per quello che sa fare, per quello che sanno fare le persone, per le prospettive che ha un'impresa. Quindi la grande distonia, vedo un interessante spazio di supporto a un certo tipo di clientela delle banche. E gli approcci sono diversi, le logiche sono diverse, gli strumenti sono diversi. Vedo una notevole sinergia, possibilità di intervenire e di dare servizi a supporto con una logica, ovviamente con una logica imprenditoriale, una logica diversa che ormai il sistema bancario ha abbandonato tanti anni fa e che credo che purtroppo non sarà in grado di ripristinare. Non vedo prospettive, nel breve, neanche nel medio periodo, per cui le banche possano ritornare a guardare gli imprenditori negli occhi, a guardare le aziende in prospettiva e non soltanto dal punto di vista, dei freddi numeri, dei rating e degli scoring. Ecco, voi vi occupate di un settore specifico nell'ambito del fintech, con una specialità veramente innovativa e distintiva rispetto al mercato. E proprio per questo motivo entrate nell'ambito valutativo di aziende che possono avere molto più problemi di quello che poteva succedere ante Covid. Vi state attrezzando? Abbiamo gestito e abbiamo valorizzato, abbiamo contribuito alla valorizzazione di più di 300 imprese in questi anni che hanno attraversato un periodo di crisi, ma che grazie agli strumenti, a supporto della soluzione della crisi d'impresa e grazie agli strumenti finanziari di cui disponiamo e che permettono alle aziende, ai consulenti, agli advisor delle aziende di supportare le imprese in crisi, abbiamo permesso di valorizzare e di non far cessare tantissime attività. Gli strumenti ovviamente sono diversi, sono strumenti che ovviamente sono stati affinati in tanti anni di lavoro. Sono strumenti che cercano di valutare l'azienda più prospetticamente del passato. I bilanci per un'azienda in crisi sono importanti perché magari ti danno qualche elemento per capire quale può essere l'origine o quali sono stati, i motivi per cui un'azienda è stata in crisi. Ma dal momento in cui un'azienda è entrata in crisi, l'imprenditore ha capito che deve utilizzare un certo tipo di cura, i consulenti sono quelli giusti e l'attività, magari è stato inserito un manager, è stata inserita una figura esterna all'azienda atta a contribuire alla soluzione della crisi, diventano più strumenti di business plan, strumenti legati al piano di cassa, strumenti prospettici. Noi guardiamo l'azienda da oggi in avanti che cosa può fare, ma bisogna avere le idee chiare. Ci vogliono le persone giuste all'interno dell'azienda e a supporto all'esterno dell'azienda e ci vogliono gli strumenti finanziari utili e indispensabili. In questi anni ci siamo specializzati in questo tipo di supporto e credimi che è veramente funzionale alla risoluzione della crisi d'impresa. Un'ultima domanda veloce, perché il tempo purtroppo è sempre tiranno, come si dice, ma la velocità del fintech può lasciare varchi ad indebiti inserimenti di operazioni non perfettamente legali? Guarda, la velocità deve essere, non deve essere mai, non deve, la qualità, io dico sempre ai miei uomini quando entro in azienda che noi siamo a Maranello. A Maranello sono veloci, ma fanno le cose fatte bene. E è chiaro che le truffe o operazioni poco chiare o truffaldine possono sempre far parte del percorso di chi finanzia e ahimè può incappare in operazioni non lineari, ma non dipende dalla velocità. E se tu sei lento e sei disattento, non hai fatto un iter lungo, un'istruttoria lunga, ma nella realtà ti sei preso lo stesso tipo di problema di quello veloce e disattento.
se sei veloce, attento, capace, professionale e ti sai scegliere le controparti e sai lavorare in team, soprattutto sai valorizzare le imprese, gli imprenditori e i consulenti, perché credimi che la maggior parte, diciamo, delle operazioni di successo sono di successo perché c'è un team, non è mai General Finance da solo, non è mai l'impresa da solo, non è mai l'advisor da solo, quindi è sempre, il successo dipende dal team. Se il team funziona, e nei nostri numeri lo stanno a dimostrare, anche da questo punto di vista è difficilissimo che si possano inserire operazioni o si possano valutare in modo errato le operazioni. Le operazioni, se nascono bene, finiscono bene e permettono ovviamente di risolvere i problemi. Quindi finanza veloce sì, però con competenza, con persone, con procedure e soprattutto con tecnologia. Grazie ancora Massimo, e in bocca al lupo e a presto. Grazie, Crepi, a presto e buona giornata a tutti. Grazie Ermanno.